No, non mi cascare, ti prego, non mi cascare. No, no, una pugnalata al cuore. Capite bene di che opera stiamo parlando? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti e ventuno. Ma come ventuno? Erano 40! Avevo comprato una confezione da 40. Fortunatamente sono riuscito a rimediare. Eccolo qua! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto su Instagram qualche giorno fa, ho comprato una confezione dei nostri classici Kinder cereali, che però in questo caso vi faccio vedere, si chiamano Kinder Country. Sapete perché questo nome? Ve lo spiego, perché il vostro vichingo si è documentato come al solito. Kinder Country è il nome internazionale, quindi fuori dall'Italia questi cioccolati si chiamano Country, mentre in Italia ancora mantengono il classico nome cereali, ma da quello che ho capito, probabilmente fra qualche anno potrebbero diventare country anche in Italia. Comunque, poco importa perché alla fine sono buonissimi, io li adoro e sono tra i miei cioccolati preferiti. Anzi, a questo punto, prima di iniziare il tutto, scrivetemi qui sotto in un commento qual è il vostro cioccolato preferito e se vi piacciono i Kinder. Come li chiamo in questo video? Country? O cereali. Come preannunciato a inizio video, questa confezione conteneva 40 Kinder cereali, soltanto che poi è successa una cosa un po' spiacevole. Ho iniziato a mangiarli come se non ci fosse un domani e per questo ho dovuto rimediare. Ed è per questo, ragazzi, che ho dovuto comprare non una, non due, ma ben tre confezioni di Kinder cereali. Procediamo con l'unboxing, mi sono arrivato da un po'. Andiamo ad aprire il pacco. Signore e signori, il paradiso dei vichinghi. Uno e due. Ben due nuove confezioni di Kinder Country. Questo spiega perché in estate non ho degli addominali belli scolpiti tipo a tartaruga. Ed ecco che la nostra confezione di Kinder Country è completa. Abbiamo anche l'altra. A questo punto vi starete chiedendo il motivo. Vito, ma perché hai comprato tutti questi Kinder cereali? Adesso ve lo spiego, cari vichinghi, perché io non sono pazzo. Anzi, sono un genio. L'altra sera, mentre stavo mangiando un Kinder cereali, ho scoperto una cosa. In questo video cercherò di replicare una delle opere più antiche, ma allo stesso tempo più belle del mondo. Sua Maestà la Piramide. Gli antichi egizi utilizzavano l'argilla, la sabbia. Non so cosa in realtà utilizzavano, ma sto provando a indovinare. Noi invece utilizzeremo una cosa meno resistente, ma sicuramente più apprezzata. I nostri Kinder cereali. E sapete perché utilizzeremo loro? Oltre al fatto che sono buonissimi da mangiare e quindi poi li posso anche mangiare, hanno una grande particolarità. E me ne sono reso conto quando ne stavo mangiando uno. Sicuramente almeno una volta nella vita avete notato che il nostro Kinder cereali è una specie di Lego. Sì, esatto, una specie di Lego. Infatti, il disegno è tipo a mattoncini. E questi mattoncini possono essere incastrati tra di loro, perché se prendiamo un altro Kinder cereali, possiamo incastrarlo. Guardate, si incastra benissimo. Questa è un'opera architettonica. Questo vuol dire che in un'altra vita dovevo essere un architetto. Potevano addirittura chiamarmi Archivito. Ovviamente, non vi preoccupate, nessun Kinder cereali verrà maltrattato per fare questo video. Tanto possiamo sempre rimediare mangiandoli. Così li voglio avere gli addominali in estate. Così, tipo Kinder cereali. Ovviamente, ragazzi, inutile dirlo, se volete aiutarmi in questa splendida impresa, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella e ricordatevi di spolliciare come i vichinghi. Infine, correte a seguirmi su Instagram perché se questa piramide riesce, posterò una bella foto sul mio Instagram. Quindi mi raccomando, correte su Instagram. E adesso basta, ci mettiamo al lavoro. Dobbiamo iniziare a sbucciare tutti i nostri Kinder cereali. Ovviamente facendo attenzione perché più ne rompiamo, meno mattoncini avremo a disposizione. Vi faccio vedere la struttura semplice che ho pensato per fare i nostri piccoli mattoncini della nostra piramide gigante. Questo farà da base. Ovviamente ci saranno tanti mattoncini, quindi questa piramide sarà bella lunghetta. Però il primo passo è quello di incastrare, così, guardate, i due mattoncini. È una specie di castello di carte. Avete presente il castello di carte? Che se soffiate casca tutto? Ecco, noi dobbiamo stare attenti per cercare di non far cascare tutto. Bene, ragazzi, questa è la nostra situazione cestino. Come potete vedere, abbiamo già sbucciato, se così si può dire, i nostri Kinder cereali. Ne abbiamo persi 2-3, se non sbaglio. Comunque, utilizzeremo questi e poi vedremo se aprire o non aprire gli altri. Io spero di farcela, però, insomma, se ci vuole un po' di rinforzo, abbiamo ancora questi e anche quelli lì. Cari vichinghi, applicatevi! Passatemi la vostra forza di architetto nello schermo. Mettete le mani tipo a mo' di spaghetta, fate così.
Ne mettiamo 4. Guardate, tipo una pista. Eccola qua. A questo punto primo triangolo. Quindi il primo lo mettiamo così. Saranno i pilastri portanti della nostra opera. Possibilmente più stretto, guardate. Così. Possiamo già mettere la prima tavola sopra. In questo modo. Delicato. Ok, ci siamo. Se questo video arriva a 20.000 like, faccio lo stesso con i Kinder Bueno. E abbiamo il primo piano della nostra piramide. Iniziamo a costruire il secondo piano. Quindi uno qua e uno qua. Andremo a prendere le giuste misure. Guardate, questo lo mettiamo qua e quindi automaticamente so che mi serve un pezzo qua. Piano piano. Per dare un fermo subito metto il pezzo sopra, così. Guardate, però aspetta, più qua che là. Così poi mi rimane lo spazio per mettere la parte accanto. Sto diventando proprio un archicioccolato. Misura, come al solito. E poi, aspetta, questa qua, qua. Stava per cascare. Non è stabile quel pezzo sotto. E quello è il problema, ragazzi. Le vibrazioni del pezzo sotto fanno tremare anche la parte superiore. Abbiamo il secondo piano. Mamma mia. E devo stare attento anche quando appoggio le mani sul tavolo, perché, ragazzi, qua casca tutto in un attimo. Cioè non so quale sia più fragile, o quello di carte o quello di cioccolato. Quando cascherà tutto, nel titolo metterò finito malissimo. Avete presente quando nei film ci sono quelli che disinnescano le bombe? In questo momento io sono lo stesso. No, 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 non mi cascare, ti prego, non mi cascare. No, no, una pugnalata al cuore. Ricostruiamo dalle basi. Questo addirittura si sorregge da solo, quindi capite bene di che opera stiamo parlando. Vi presento una nuova opera, la Grande Muraglia Cinese. Questa poi la taglio. Cari vichinghi, è con grande rammarico che sono costretto ad un cambio di rotta forzato. Infatti ho provato a videocamera spenta a fare questa piramide, ma purtroppo non sono riuscito. Ma sì, facciamo qualcosa di più moderno e per l'appunto faremo un grattacielo di Kinder cereali. Più bello, più gigante e anche più facile soprattutto. Chiaramente il procedimento di questo è molto più semplice. Ecco. Non è poi così difficile. Cercherò di velocizzarvi il tutto perché, ragazzi, altrimenti finiamo domani. Al momento questa è la situazione attuale. Questi sono i Kinder cereali che non ho potuto utilizzare perché si sono rotti. Però guardate qua, ragazzi, cioè, vista in prospettiva, è una bella torre. Abbiamo gli ultimi Kinder cereali. Dopo di questi, ragazzi, non so più che fare. La posso chiamare la Cereali Tower. Preferirei mangiarli tutti ed esplodere, ma non buttarli, anche perché i Kinder cereali, patrimonio dell'umanità. In tutta la sua maestosità, vi presento il Cereali Tower. Guardate qua, ragazzi, è pazzesco, è gigante. Aggiungo che fortunatamente avevo soltanto questi, perché se avessi avuto altri due pacchi li mettevo tutti, raga. Non so se avete notato, ma avevo lasciato da parte due tavolette perché avevo intenzione di creare come tocco di classe una V che appunto sta per Vito Tower. Non so come poterla mettere senza far cascare tutto, però ci provo sciogliendo queste parti qui, quindi provando a incollare. Bella cosa l'ingegno. Cari vichinghi, il nome Cereali Tower effettivamente era un po' banale. Ed è per questo che ho deciso di inaugurare insieme a voi la Vito Tower. Guardate che spettacolo! Alla fine ci sono riuscito. Mi sono creato un grattacielo di Kinder cereali. Ditemi voi se c'è un vichingo nel mondo che c'ha un grattacielo di Kinder cereali. Io sono il primo. Ed è per questo, cari vichinghi, che dopo ben 2 ore di costruzioni abbiamo modificato, cambi di rotta, ma ci sta. È stato un processo creativo che ci ha portato a creare il grattacielo Tower. A questo punto vi starete chiedendo, Vito, e adesso cosa ne fai di tutti questi Kinder cereali? Lo vedrete in un prossimo video, perché mi sono preparato anche a questo. Cari vichinghi, a questo punto la parola va a voi. Spolliciate sotto questo video, ma soprattutto ricordatevi di seguirmi su Instagram, perché in questo momento stanno uscendo delle fotine bellissime con la nostra Vito Tower. Per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao!